Eccoli, buongiorno a tutti, a tutti. Buongiorno, ben arrivati a Quel che passa il convento con i nostri simpaticissimi assaggiatori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anche se sono sorridente, oggi dirò che è una puntata che ci farà piangere. No. Ma no, sarà una puntata calda, molto calda, che ci si può scottare. Bollente. Bollente. Addirittura. Eh sì. Voi avete capito di che si tratta? Poco e niente. Poi ci farà piangere, ma perché, Don Domenico? Non sarà per caso per tutte queste cipolle che vedo in questo cestino? La vostra ricetta è a base di cipolle? Cipolle al forno. Vi fate male da solo, Don Domenico, perché le cipolle le dovete sicuramente lavorare voi, non è compito mio. Va bene, non ci saranno problemi. Che devo fare? Vabbè, allora se vuoi puoi aiutarmi a piangere. Vuoi una cipolla? E mi tocca, ne avete messe 2000 di cipolle. Che devo fare? Beh, perché dobbiamo fare cipolle al forno? Cipolle al forno, quindi. Don Domenico, il mio proposito era quello di aiutarvi, ma non pensavo che arrivassero tutte queste cipolle. Bisogna sempre mantenere i buoni propositi, ci suggerisce San Benedetto. Perché San Benedetto non sapeva dell'esistenza di tutte queste cipolle nelle vostre ricette. Sai, già comincio a piangere. Sai, lui nella regola dà tanti consigli, no? Per cui il monaco, ecco, cerca di seguirli e fare i propositi. No? Giusto. Cioè, San Benedetto ogni tanto ci ricorda di mantenerli. Che ci faccio, Don Domenico, con i pomodori? Li dobbiamo mettere qui sulle cipolle. Così. Come lo faccio? Lo devo tagliare? Li devi tagliare a pezzettini. Ma questi, no? Sono pomodori da riso. Sì, hai ragione. Volevo vedere se volevi fare i pomodori al forno o le cipolle al forno. Don Domenico oggi mi vuole proprio far piangere. Questa perciò avete detto che era una puntata tutta da piangere. Don Domenico, per non farsi mancare nulla. Allora, senti. Già sento questo odore di cipolla, c'ha le lacrime agli occhi. Io ho voluto farti uno scherzo. E questi sono i pomodorini che dobbiamo usare, ah, no? Ecco. Avremmo potuto usare anche questi a pezzettini, però tu sai che i pomodori grossi contengono molta acqua. E infatti, no? Si tagliano questi pomodori. E a questo punto anche un po'. Che altro ci devo mettere? Pure il prezzemolo? Sì, dobbiamo metterci un po' di prezzemolo, un po', poi di, un prezzemolo. Po' di formaggio, ecco, e un po' di aglio. L'aglio non lo vedo. L'aglio, un po' di prezzemolino. Ecco qui. Aggiungo, no, questo ci va sopra, giusto? Sì. Allora un po' di olio. Un po' di olio. Sì. Ecco, vi do un cucchiaio. Sì. Ecco. Allora. Fatemi vedere. Mettiamo un po' di queste. Sì. Questa è una ricetta antichissima, si è vede, molto antica. Si vede. Però Virginia me l'hai sabotata questa qui, perché io non te l'ho detta così, ecco. E com'era? Perché abbiamo sbagliato qualcosa. Perché? Beh, però correggiamolo. Hai messo 2 bicchieri di acqua, ma se ci mettiamo 2 bicchieri di acqua, è troppo. Dove sta l'acqua? Qui non ce l'ho messo. Sì, ma la dovremmo aggiungere. Ce li dobbiamo mettere. Sì, però non ci va l'acqua qui, no, capito? Non ci va un filo di olio sotto. Un filo di olio. Anche perché le cipolle un pochettino la cacciano con un pochettino di acqua. E quindi bravissima. Ecco, senza acqua. E allora un po' di parmigiano. Sì. E l'aglio, un secondo. E l'aglio, veloce. L'aglio. Ma l'aglio sulla cipolla, Don Domenico. Ma che ricetta è? Mi hai scritto un po' di... Non ci resta che piangere. Davvero. Non ci resta che piangere. Sapete che c'è? Inforniamo senza l'aglio. A che temperatura? A temperatura 180 gradi per, diciamo, le cipolle ci vuole quasi un'oretta. Un'oretta. Allora, inforniamo Don Domenico. Certo che oggi facciamo una figuraccia con l'ospite che sarà l'ospite a mettersi a piangere con tutta questa confusione che facciamo trovare sul tavolo. Io sento intanto la musica, Eccoci qua, i nostri
simpaticissimi ospiti di oggi. Abbiamo la nostra, posso dire, chef, cuoca, amante della cucina, Loredana Cefalo, e i suoi brillanti e simpaticissimi suoceri Paola e Marcello Ciacchi. Allora, ben arrivati. Buongiorno. Ben arrivati. Oggi faremo veramente delle scintille, quindi è una puntata simpaticissima. Altro che piangere, Carlo, altro che piangere. Una puntata bollente. Allora, Virginia, io direi, la dedichiamo a tutti i suoceri d'Italia. Giusto, giusto. E allora io voglio proprio vedere se sono così armoniosi e se sanno cucinare insieme veramente. Da cosa iniziamo? Iniziamo a tagliare le cipolle. Una cipolla, quante cipolle ci servono? Ne facciamone solo una, ma io ti insegno un trucchettino per non piangere. Una ci è avanzata pure a noi. Ecco, allora questa qua. Anche questa va benissimo. Il trucchetto per non piangere è semplicemente bagnare il coltello prima di tagliarla. Bagnarlo nell'acqua fredda? Nell'acqua fredda, sotto il rubinetto. È facilissimo e non si piange più. Ecco. Ma siccome a noi ci piace soffrire, ecco. Allora la passiamo, a Don Domenico. La facciamo tagliare a Don Domenico, perché ha spirito di sacrificio, evidentemente. Comunque io penso che si piange lo stesso anche col coltello bagnato. Ci proviamo. Poi che altro possiamo fare mentre Don Domenico si diletta, diciamo? Poi la seconda cosa che dobbiamo fare per la nostra prima ricetta, che è una grande sorpresa, mi sembra di aver capito, è schiacciare le patate. Schiacciare le patate. Allora, quindi abbiamo delle patate lesse. Perfetto. Giusto? Sì. Ti prendo una bolla. Sono ancora calde. Quindi... una ciotola, ecco. Una bella ciotolona. Con uno schiacciapatate. Sì, perfetto. Ecco, perfetto. Qua. A chi facciamo lavorare? Facciamo lavorare. Facciamo lavorare Marcello quando o Paola? Lavorare, ma Marcello. Facciamo lavorare Marcello. E facciamo lavorare Marcello. I due signori uomini li mettiamo all'opera, giusto? Esatto. E voi ci dite da dove venite, tu da dove vieni? Allora, io sono originaria di Avellino, Quindi Irpina doc proprio. Ecco. Mentre i miei suoceri sono di Livorno. Di Livorno. E allora, quindi abbiamo riunita qui tutta l'Italia, centro, sud e nord, per divertirci tantissimo insieme a voi con tante buonissime ricette. A tra poco. Con io, mamme e tu, quindi abbiamo Loredana Cefalo e con i suoceri Paola e Marcello Ciacchi, quindi una puntata simpaticissima dedicata a tutti i suoceri d'Italia e vi salutiamo tutti con affetto. Stiamo iniziando a cucinare, anzi abbiamo già iniziato, perché il nostro Marcello ha schiacciato le patate già lesse con lo schiacciapatate e Don Domenico ha tagliato una cipolla, quindi abbiamo messo gli uomini della famiglia in azione. E a questo punto, che ricetta stiamo facendo? Stiamo facendo una ricetta antichissima napoletana, che è la pasta patate e provola, però siccome io sono un po' pazzerella, mi piace rivisitare le ricette tradizionali. Quindi che cosa facciamo? Una pasta patate e provola al forno, senza il pomodoro, con un olio cipolla frullato, dove andiamo a mantecare una crema di patate. E allora non ci svelare di più, perché già insomma sappiamo che sarà una ricetta strepitosa, soprattutto nel risultato finale. Quindi non vi perdete la puntata di oggi. Io vi do subito gli ingredienti per preparare questo primo piatto insieme a noi. Vi occorrono mezza cipolla, 200 ml di olio extravergine d'oliva, due patate grandi, sale, pepe, noce moscata, 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, 250 g di treccia di provola affumicata e 60 g di paccheri rigati. Allora, iniziamo subito a frullare la cipolla. Insieme all'olio. Ecco.
Quindi frulliamo cipolla e olio. E facciamo una cosa che in cucina moderna si chiama emulsione. Emulsione. Sembra una parola magica, ma in realtà vai. Poi... Pronta. Ecco qui, allora la nostra emulsione è pronta, oggi questo profumo di cipolla si espande nella nostra cucina. A proposito di cipolle, signori assaggiatori, che cosa sono quelle braccia concerte? No, qui ci si rifiuta categoricamente di assaggiare. No, non l'assaggiate? No. Ma forse ma c'è la pure l'aglio. Don Domenico, c'è l'aglio, la cipolla. No. 3 bicchieri d'acqua. Stanno facendo sciopero bianco, Don Domenico. No, è meno 2, no, meno 2. Perché loro hanno prima ascoltato gli ingredienti. In quella ricetta non c'è né aglio né acqua. E rimane lì. Eccola là. E allora vabbè. Sapete che facciamo? Vi mandiamo il nostro Marcello che va a controllare oggi gli assaggiatori. Va bene, Marcello? Marcello ecco. È convinto. Adesso vedete voi se vi comportate così. Allora. Allora, facci vedere come prosegue la ricetta. Quindi, innanzitutto mettiamo i paccheri a cuocere benissimo. In acqua bollente, leggermente salata. Un po' di sale. Esatto. Li dobbiamo tirar via a metà cottura perché poi andranno in forno ovviamente. Certo. Mentre in una pentola piccina ci mettiamo un po' del nostro olio e cipolla. Il resto se vogliamo ce lo possiamo conservare per fare un risotto. Ecco. Perché comunque dura un po', cioè 2 settimane lo teniamo tranquillamente in frigorifero coperto. Hai visto quanti suggerimenti che ci sta dando Loredana? Adesso ci racconterai un po' di te, eh? Esatto, sì, volentieri, molto volentieri. Allora, con un bel cucchiaio di legno che Paola ci ha già messo qui, ci mettiamo la nostra purea di patate. Sì. E la mantechiamo in questo buonissimo e profumato olio e cipolla. Ah, che meraviglia! E poi ci aggiungiamo tutti gli ingredienti, come se volessimo fare un purè, però in realtà viene proprio una crema. Ecco, ma raccontateci un po' di voi, com'è questo rapporto tra suocera e nuora, Paola? È bellissimo, perché lei è una nuora eccezionale. E si vede. È spigliata, è... spontanea. È bella. Bella sa cucinare come il sole. Bene. Sa cucinare, quindi ti e prende per la gola. Di più? Che volevate di... Ma come si chiama questo figlio fortunato? Marco. Marco è fortunatissimo, eh? Sì. E poi abbiamo 2 figli meravigliosi, 2 nipotini. Eccezionali. E vediamo qualche foto di questa bellissima famiglia. Anche lei però è stata fortunata. È vero. Penso di sì. A questo punto nella nostra crema di patate però la dobbiamo mantecare con gli altri ingredienti. Ecco, cosa aggiungiamo? Quindi dobbiamo mettere dentro la noce moscata, un pizzico di sale e un po' di parmigiano. Quindi noce moscata, parmigiano, ecco qui. Prego. Chi cucina di più in famiglia, Loredana o Paola? Loredana. Ma devo ammettere che tutte le volte che andiamo a Livorno ci sono sempre pranzi e cene in abbondanza per tantissime persone. Quindi secondo me anche Paola ha il suo perché. Allora adesso fuori dal fuoco ci mettiamo il nostro parmigiano. Ecco. Prendiamo un altro cucchiaio, tanto qui ho visto che in questa cucina i cucchiai abbondano. Loredana, ma dove ti nasce questa grande passione per la cucina? Allora, mia madre e mio padre cucinavano sempre. Quindi quando io ero bambina, ovviamente, c'era sempre tutto un cucinare. Fra l'altro, pur non essendo ristoratori, insomma, o professionisti del mestiere, amavano talmente tanto la cucina e invitare le persone a casa, che ovviamente, insomma, c'era sempre tutto un cucinare. Già dal giovedì si partiva a cucinare le cene che venivano poi prodotte per il sabato sera. Ed era sempre tutto un fare, tutto un cucinare. E io e mia sorella stavamo lì all'inizio come osservatrici, diciamo, no? Quando eravamo proprio piccole piccole. Poi piano piano ci hanno messo di corvée anche a noi. E quindi una girava, una passava il mestolo, una mantecava le cose, una metteva in forno, una accendeva il forno, quell'altra tirava la pasta, perché poi c'era l'abitudine anche di fare la pasta fatta in casa da noi ogni tanto, ogni spesso, diciamo, come si suol dire. E quindi la passione della cucina ti viene perché sono i genitori che te la trasmettono. Chi era c'è poco il più bravo, mamma o papà? Allora, tanto è fuori fuoco, quindi lo possiamo dire. Se devo dire la verità, mio padre era l'artista della famiglia, cioè lui ti cucinava il pesce con il guazzetto di pomodoro, fatto proprio come se fosse al ristorante. Mia madre era il braccio esecutore, quindi lei faceva il grosso del lavoro e chiaramente insomma faceva tutta la fatica, quella grossolana, mentre mio padre dettava la ricetta. Ecco. Tant'è vero che tante ricette sono state scritte proprio da mio padre, c'è un libro di cucina che è un libro molto famoso napoletano che si chiama Frienno Magnanno di Edoardo De Crescenzo.
dove ci sono tutta una serie di fogli scritti con la grafia incomprensibile di mio padre, dove ci sono tutte le ricette modificate, sistemate, in base a quelle che lui si studiava con il braccio peloso di mia madre dietro. Comunque in tutto questo la nostra crema di patate è pronta. E allora, torniamo lì, la dobbiamo mettere... in una sacca da pasticcere. Sacca da pasticcere. Mentre fai questo, posso far tagliare la provola? Cioè, assolutamente sì, tagliata a dita, cioè deve essere proprio la forma di un dito piccolo. Quindi un dito piccolo, all'istarelle praticamente. All'istarelle un po' più cicciottelle. E allora vi do due taglieri, ecco Don, uno a voi e uno a Paola. Perfetto. Tutte e due. E nel frattempo, visto che ci hai parlato tanto appunto della tua famiglia e di quanto cucinassero bene, andiamo a vedere chi ci sta pensando da casa. Mi presento e vi elencherò le ricette che da stamattina ho preparato. Ho preparato un piatto, la carne all'arancia, l'arista. È un piatto semplice da fare. Prendiamo la carne, la saliamo, mettiamo del pepe, la mettiamo in un tegame e la facciamo indorare ben bene. Poi aggiungiamo il succo di arancia. Da parte fettiamo le altre arance, fettine molto sottili, e li mettiamo da parte a fine cottura. Poi ho preparato dei peperoni ripieni, che sono, diciamo, un piatto prelibato delle nostre zone. Ho preso della mollica raffirma, l'ho messa in un piatto, ho messo dell'olio extravergine di olio d'oliva, ho messo pinoli, capperi, olive a pezzettini, la uva sultanina, ho mescolato il tutto e ho riempito i peperoni. Poi li ho fatti cuocere con vino lingotto al forno per circa mezz'ora, 30 minuti. Ma che brava la tua mamma, anche lei è una bellissima signora, come è si vero, chiama? È vero, si chiama Egina, tra l'altro è un nome particolarissimo, bellissimo, no? Nome, grazie signora Egina per queste ricette squisite, poi quei peperoni arrostiti, ma deve venire pure qui a farceli. Prossima volta volentieri. Deve venire pure la signora Egina. Allora, guardate che ricetta sfiziosissima sta facendo la nostra Loredana. Allora, quindi, noi abbiamo semicotto i paccheri, che ecco, sono ancora un po' duretti, perché poi andranno messi per un quarto d'ora in forno. Quindi li stiamo riempiendo con la famosa crema di patate che abbiamo mantecato prima sul fornello, proprio con la sacca da pasticcere, tenendo ovviamente tappato, sennò viene fuori tutto. E li stiamo riempiendo quindi con questa bella crema di patate aromatica e dentro ci mettiamo un bel tocchettone di provola affumicata. Ecco qui, quindi un nuovo modo di presentare pasta, patate e provola. Esatto. Signora Paola, ma chi cucina a casa vostra? Posso darti del tuo? Certo, volentieri. Chi cucini? Cucini tu o il signor Marcello? Senti, cuciniamo tutti e due. Principalmente il pesce lo cucina lui. Sì? Sì. E poi lui fa un sugo alla bolognese, ragazzi, che è la fine del mondo. Il famoso ragù di nonno. È il famoso ragù di nonno. Ho le specialità. Ho le specialità mie, sono il ragù e il pesce. L'orata alla contadina. Con i pomodorini. Cose, poi invento perché anche lui è come lei, ha questo modo di vedere la cucina. Estroso, creativo. Sì, sì, e sì. Allora la prossima volta devi venire a cucinare qui, Marcello. Marcello, ma che cosa stai mangiando? Sto mangiando. Dovrei, mi hanno dato un senso di... che sono un favorito, ma io mi sento sacrificato. Hanno messo queste... No, ma questa è quella giusta, però. Le cipolle cotte. Non ce la può, con calma. No, ma questa è la ricetta giusta, vedi? Quella queste con le cipolle cotte, niente, Don Domenico. Non trovano proprio padrone, come Marcello dire. Marcello ha detto giusto, non ce la può. E allora, Don Domenico, sbizzarritevi con questa teglia piuttosto che con le cipolle. Noi togliamo subito tutto da mezzo perché a questo punto arrivano delle buonissime melanzane. Ecco qua. Perché a questo punto bisogna spellare la melanzana. Esatto, gli togliamo la buccia. La buccia. Ecco. Con un bel coltellaccio di quelli coltellone cattivi. Okay. Ecco. Quindi... ci togli la buccia alla melanzana e devi tagliare. E bisogna tagliarla a cubetti. Ecco qui.
Io ho un modo tutto mio di spellare la frutta e la verdura. Sì. In realtà poi non è neanche tutto mio, me l'hanno insegnato durante il mio, diciamo, apprendimento in una pasticceria. Ah, pure questo hai fatto? Sì, perché dopo la scuola di cucina io sono andata a fare lo stage, praticamente, nella pasticceria di un albergo. Perché ero molto curiosa di sapere come funzionavano le colazioni degli alberghi. Ecco. E chiaramente quando fai pasticceria ti fanno anche tagliare la verdura, fare la frutta, eccetera. Quindi tutte le macedonie erano tutte mie. Perché sei molto brava a tagliare. Quindi, lì ho imparato, Non è che prima fossi così svelta. Quindi a questo punto noi ci tagliamo la nostra melanzana e ce la facciamo a tocchettini. Ecco qui, Don Domenico, guardate anche voi, perché questa è un'arte, vedere insomma come si fa veloce, proprio da chef. In realtà tu non sei una chef, tu sei proprio un'appassionata di cucina. Allora, io diciamo che ultimamente mi sono data proprio al blog di cucina, perché oltre a cucinare a me piace tanto raccontare di cibo. Ecco, sì, perché... e scrive benissimo, benissimo. Beh, quello me l'ha insegnato una grande professoressa delle scuole medie. Era una persona molto severa, che però mi ha insegnato a scrivere. Io di questo ovviamente devo essere piena grata. Quindi adesso questi pezzetti di melanzana li mettiamo a bollire. A bollire. In acqua fredda, quindi fredda. Partiamo da freddo, sì. Ecco qui. Mentre noi che cosa facciamo con questi ceci? Noi ci facciamo una cremina. Sì. Che assomiglia moltissimo all'hummus, ma è un hummus finto. Ah, vedi. Perché mentre per l'hummus servirebbero una serie di spezie, la pasta di... scusate, non me lo ricordo. Di sesamo. Ecco. La pasta di sesamo, eccetera. Noi ci mettiamo semplicemente i nostri ceci, una tazzina d'acqua. Un po' d'acqua. Poi ci mettiamo un goccio d'olio extravergine. Metti. E un po' di olio di sesamo. E un po' di olio di sesamo. Quindi, ce l'abbiamo? Olio extravergine, olio di sesamo e per aggiungere un tocchettino sfizioso, un goccio di olio di noci. Perché olio così di noci, la nostra... ma si trova facilmente? Ma guarda, io l'ho comprato in Valle d'Aosta in realtà. Sì. Perché andando in vacanza l'ho trovato e mi piaceva l'odore e mi piaceva l'idea che ci fosse questo aroma di noci che veniva fuori da quest'olio. Sentito, che meraviglia. Ma per farci cosa? Anche questo è un segreto che scoprirete tra pochissimo. Noi intanto frulliamo i ceci e cuociamo le melanzane. A tra pochissimo. Eccoci qui, stiamo cucinando con una bellissima famiglia, Loredana Cefalo e i suoi simpaticissimi suoceri Paola e Marcello. Allora, stiamo facendo una ricetta rustica molto sfiziosa. Ma che cos'è questo attrezzo? Questo si chiama conetto cinese. Se lo vogliamo dire alla francese, come si dice nelle cucine stellate, diciamo lo possiamo chiamare chinois. Però in realtà il conetto cinese è un colino. Serve per setacciare i sughi quando si fa la salsa di pomodoro, ma anche eventualmente per schiacciare tutte le cose da cui va tolta l'acqua, come le melanzane che stiamo riducendo in purea per fare delle polpettine di melanzane. E allora stiamo facendo delle polpette di melanzane e menta in crema di ceci. E allora questi sono gli ingredienti: 250 g di ceci precotti e sgocciolati, una tazzina d'acqua, un cucchiaino di olio di sesamo, un cucchiaino di olio di noci, sale e pepe bianco, due melanzane rotonde, 30 g di parmigiano grattugiato, 30 g di pecorino grattugiato, 120 g di feta grattugiata, due rametti di menta fresca, un tuorlo, del pan grattato, olio di semi di arachidi e granella di noci per guarnire. Allora, un nuovo modo di far mangiare anche le verdure ai bambini, eh? Sì, volendo sì, effettivamente, ecco. Può essere un'idea. Aggiungiamo quindi il nostro parmigiano in abbondanza, perché deve essere saporito. Sì. Poi ci mettiamo dentro un cucchiaio di pan grattato, perché comunque ci asciuga l'acqua. Certo. Aggiungiamo anche il pecorino, non tantissimo, perché il pecorino prende l'amaro. E quindi ci grattugiamo la nostra feta. Anche se la feta va dentro in qualche pezzettino, non succede nulla, perché sì, tanto poi col calore si scioglierà. Sì, infatti. Quindi abbiamo tritato, diciamo, la nostra feta, grattugiato la nostra feta, ci aggiungiamo l'uovo. Ecco. Ovviamente qui ci dobbiamo regolare in base alla quantità delle melanzane, certo. Perché se le melanzane sono belle asciutte e sono tante, ovviamente ci dobbiamo mettere tutto l'uovo, altrimenti volendo anche regoli. Due, altrimenti ci regoliamo un po' ad occhio in base a
soffiamo l'uovo. La quantità ti regoli. Esattamente, quindi a questo punto io lo aggiungerò a cucchiaiate. Sì. Allora, proviamo a vedere così. Come va l'impasto? Come va l'impasto? Ma non mi dite che è finita lì la pasta con provola e patate? Pasta e patate e provola? Il profumo è stupendo, la pasta è meravigliosa e non abbiamo il coraggio di toccarla. E non la toccate, che meglio. È un'opera d'arte, però aspettiamo che si fredda un pochino e poi la assaggiamo. Tanto Marcello la conosce. Marcello, non mi dire che la mangi anche tu, perché tu te la mangi a casa tua, che suocera, che tua nuora te le fa a parte. Quella ce la pappiamo noi. A questo punto le andiamo a passare nel pangrattato. Sì. Facciamo delle polpettine non tanto grandi. Sì. Sempre con le mani, perché è più comodo. Le passiamo nel pangrattato e poi le andremo a friggere in olio bollente. Benissimo. Eccoci qua, vai Don Domenico. Andiamo a friggere Paola. Tutti. Paola è più brava nella frittura. Insomma, diciamo la verità, insomma. Cioè questa nuora è brava proprio in tutto. Capito. E allora le facciamo rosolare, dorare abbastanza rosolare bene. Rosolare da una parte e dall'altra e nel frattempo andiamo a vedere quale ristorante oggi è andata a visitare la nostra Francesca. Cara Virginia, caro Don Domenico, sono a Frascati. Il ristorante si chiama Il Posticino e accanto a me c'è lo chef Mauro Durante. Ciao Mauro. Buongiorno, posso salutare Don Domenico? Ma devi. Assolutamente, insomma è un dovere. Allora, che andiamo a fare oggi? Un altro piatto di pasta. Buonissimo, quindi andiamo a fare la rivisitazione del cacio e pepe alla romana. Quindi facciamo una cosa, tra le altre cose tu oggi mi devi dare una mano, mi devi dare una mano a sfogliare almeno. Mi devo pure meritare questi ravioli. Sì, dai, perché io ti poggio qua, questa è la classica, te la ricordi, la nonna papera di una volta. Quindi, la nonna papera io l'amo, te l'ho detto, ma non ti ricordo. Sì, ma ancora lo facciamo a mano, quindi si gira, quindi andiamo a sfogliare. Ecco qua, facciamo le sue porte. Ma mi fa bella figura, no, Mauro. No, eccola, eccola, è già sfogliata, vedi, l'abbiamo già preposizionata, la mettiamo, ecco qua, esce, perfetto. Questa l'ho fatta io. Ottimo lavoro, grande. Allora andiamo qua e andiamo a vedere come si compone questo raviolo di cacio e pepe. Andiamo a mettere all'interno la ricotta di pecora lavorata con il pecorino e il pepe che abbiamo lavorato in precedenza. Quindi andiamo a fare la composizione all'interno, che è stata leggermente tenuta in frigorifero per farla un attimino addensare. Perché la dose? La dose è semplicissima, qui andiamo su 500 grammi, noi lavoriamo un pochino su grandi quantità, quindi andiamo su 500 grammi, andiamo a lavorare con la ricotta e 500 grammi di pecorino. Andiamo al 50%, semplicissimo. 50% ci piace. Non ci sbagliamo mai. Andiamo a sovrapporre la tua sfoglia, che guarda, hai preparato. Guarda come è elastica, come è fatta bene. Sì, le andiamo a chiudere per fare il nostro raviolo. Semplicissimo, ecco qua, facciamo uscire l'aria per dare maggiore consistenza al raviolo. Eccolo qua, si sente che è anche morbido. Quindi poi questo quando si butta nell'acqua bollente salato, chiaramente ci vogliono pochissimi minuti di cottura. Ecco qua, il raviolo viene poi fatto così con lo stampino, lo togliamo e andiamo a chiuderlo un pochino intorno perché per non far uscire il suo contenuto. È perfetto, ecco. Perfetto. Va bene, e questi sono i ravioli che noi poi, tra altre cose, nel frattempo abbiamo precedentemente li già... Li abbiamo cotti, tiriamoli su. Quindi che cosa facciamo? Eccoli qua, sono quasi pronti. Quindi andiamo a toglierli dall'acqua bollente e poi li passiamo direttamente alla nostra padella dove c'è all'interno la nostra cremina di cacio e pepe che serve assolutamente per mantecare il raviolo. Che tanto le conto, 1, 2, 3, 4, 5. Ci sono, quindi possiamo farli tranquillamente. Ecco, le andiamo a mantecare, sempre con il fuoco vivo, pochissimi istanti, perché comunque la pasta fresca ci vogliono pochissimi minuti, ed andiamo a comporre il nostro piatto. Eccolo qua. E allora, semplicissimo, perdonami Francesca, ti passo avanti. Fai tu. Ecco qua, per impiattare questo cacio e pepe che ve lo posso assicurare adesso che assaggerete, perché assaggerete, e poi alla fine faremo questa presentazione qua. Quindi andiamo a fare sempre con la nostra cremina intorno, che non manca mai, quindi è lo stesso procedimento che si fa per il classico cacio e pepe alla romana. Eccoci qua, ci siamo. Guanciale croccante e ci siamo, il piatto è pronto. Questo qua lo mettiamo all'interno, sopra al nostro raviolo che dà la croccantezza del piatto e poi lo terminiamo con, eccolo qua, con la nostra classica spolverata di pepe nero che non manca mai e vi posso assicurare che alla fine vi mangiate un piatto di poesia. E caro Mauro, a questo punto io come sempre mi sacrifico, ma siccome sono 5,
uno ve lo porto, eh? Che generosità. Ciao a tutti, a presto. Com'è generosa lei! Grazie cara Francesca, buonissimi questi ravioli cacio e pepe, vero Don Domenico? Molto buoni, mi piacciono anche tanto. Noi, anche noi li vogliamo assaggiare. Allora, intanto vedete che la nostra Loredana ha riempito delle ciotoline con la crema di ceci. E ora abbiamo sgocciolato, fritto e sgocciolato, nell'olio sempre a 180 gradi, col termometro, insomma, le polpettine di melanzane, feta e menta. Ecco. Adesso le posizioniamo sulla nostra cremina di ceci, perché va mangiato insieme, ovviamente. Ecco. Faccio con le mani, eh? Vai, vai. Non mi vergogno. Che bella anche così, la composizione. Insomma, la composizione. Sì. E poi per dargli un po' d'odore, Paola giustamente mi suggerisce di metterci una fogliolina di menta. Ma anche perché carino, guarda che carino da presentare. E allora, mancano pochissimi minuti, ma non vi lasciamo così, perché ci vuole uno di quei dolci che soltanto a sentire il nome vi leccherete i baffi. Cosa facciamo? Facciamo la crème brûlée al caramello salato. Che meraviglia! Questi gli ingredienti: 50 g di panna, 50 g di latte, 2 bacche di vaniglia, della cannella, buccia di limone, 6 tuorli grandi, 90 g di zucchero e 2 g di agar agar. Questi sono gli ingredienti per fare cosa? La crème brûlée. La crème brûlée. E poi gli altri ingredienti invece occorrono per il caramello salato. Quindi prendete 60 g di latte condensato, 80 g di panna fresca, 4 cucchiai di sciroppo d'acero, 6 g di sale affumicato, Maldon, 3 cucchiaini di zucchero di canna grezzo integrale e 20 g di burro. Allora, facci vedere. Allora, innanzitutto ci facciamo panna e latte aromatici. Ecco. Perché devono prendere tutti gli odori. Sì. Quindi ci mettiamo un pizzico di cannella insieme alla panna e latte. Questo stiamo facendo che cosa? Stiamo facendo la panna e latte per la crème brûlée. La crème brûlée. Che andrà aggiunta alle uova e zucchero. Benissimo. Allora mettiamo un po' di buccia di limone, ma non tantissima. Perfetto. Abbiamo messo la cannella, sì. Apriamo la nostra bacca di vaniglia, le nostre bacche di vaniglia, perché sì, si deve proprio sentire tanto la vaniglia, e le mettiamo proprio così, proprio in infusione. Benissimo. Questo deve arrivare quasi a bollore. Ecco. E lo mettiamo, lo diamo a Don Domenico, così ecco, lo mette quasi Domenico, a bollore. Andate voi con nel Paola. Nel frattempo noi ci sgusciamo tutte e 6 le uova e dobbiamo separarle. Benissimo. Dobbiamo tenere soltanto i tuorli. Vai Paola, dacci una mano. Tutte le ricette di Loredana, che sono ricette semplici e sfiziose allo stesso tempo, si possono trovare su quale su pagina Instagram, di Instagram? Instagram Loredana Io Cucino. Loredana Io Cucino. È molto facile. Dove si trovano delle ricette buonissime e anche dei pensieri meravigliosi per questo suo modo di scrivere e di far sentire le sue emozioni. Mescoliamo quindi lo zucchero con i tuorli dell'uovo. Tuorli. Poi dopodiché a questo punto dobbiamo lasciar stare le uova, prendere la nostra panna e latte aromatici, li dobbiamo filtrare perché avranno preso il loro bollore. Certo. Hanno preso il bollore? Sì. Li filtriamo con un colino. Certo. Quindi questa è la nostra panna e latte aromaticissimi, sì, che sanno di cannella, buccia di limone e vaniglia. Aggiungiamo la polvere magica. L'agar agar. L'agar agar, quindi no agar agar come ho detto io. Lo possiamo chiamare agar anche agar agar. Agar. Sostanzialmente è un estratto di una alga giapponese. Che serve per... Ha un forte potere gelificante. Benissimo. Chiaramente dipende dalla quantità che ci mettiamo. Certo. Nello stesso pentolino di prima o in un pentolino differente rimettiamo questo a bollire. Ecco. Lo dobbiamo far bollire fino a 90 gradi e qui ecco, ovviamente ci servirà il termometro da cucina. E qui Don Domenico, pensateci voi, col vostro termometro fate il dottore. Esattamente. Poi? Poi a questo punto quella panna e latte li aggiungeremo a filo qui dentro, sempre solo mescolando senza far prendere aria, e la nostra crème brûlée è pronta. È pronto. La mettiamo nella nostra forma di silicone. Certo. Aggiungiamo l'acqua calda che abbiamo già messo a bollire, che adesso abbiamo spento. Vero Don Domenico che l'abbiamo spenta? L'acqua? L'acqua? Non sta accesa. Non l'abbiamo spenta. La spengiamo. Adesso che la panna aromatica è arrivata a 90 gradi, quindi l'agar agar ha praticamente iniziato ad avere il suo potere gelificante, venite, la aggiungiamo a filo piano piano alla nostra crema di uova e zucchero.
Ecco qua. E mescoliamo. E a questo punto possiamo metterla nello stampino di silicone. Stampino di silicone. E si fa cuocere a bagnomaria in forno. A bagnomaria in forno. Per quanto tempo? A che temperatura? Abbiamo detto 180 gradi per una ventina di minuti, 20-25 minuti. Benissimo, e a questo punto ripassiamo insieme i passaggi di tutte queste buonissime ricette. Per la pasta patate e provola, lessate le patate, schiacciatele con lo schiacciapatate e conservate la purea in una ciotola. Tagliate la cipolla a pezzetti, frullatela con l'olio con un mixer ad immersione, mettetela in una padella, unite le patate schiacciate, il sale, il pepe e la noce moscata e mantecate la crema di patate con un cucchiaio di legno in un tegamino sul fuoco. Mettete la crema di patate in una sacca poche. Cuocete i paccheri in acqua bollente, scolandoli con uno scolapasta a metà cottura. Tagliate la provola a tocchetti lunghi e stretti. Con la sacca da pasticcere riempite abbondantemente di crema di patate i paccheri. Inserite all'interno della crema di patate un tocchetto di provola affumicata per ogni pacchero. Adagiate i paccheri nella teglia, uno accanto all'altro, cercando di non lasciare troppo spazio tra di loro. Coprite con il parmigiano reggiano e con i residui pezzetti di provola affumicata. Infornate per 15 minuti a 200 gradi e poi 5 minuti a 200 gradi sotto il grill. Per le polpette di melanzane e menta in crema di ceci, fate la crema di ceci. Sgocciolate i ceci con un setaccio e metteteli nel bicchiere di un mixer ad immersione. Aggiungete l'olio di sesamo, l'olio di noci e frullate. Quando la crema sarà pronta ed omogenea, mettetela a riposare in frigorifero. Mettete a bollire l'acqua salata. Pelate le melanzane eliminando la buccia. Tagliate a pezzi grandi la mollica delle melanzane e tuffateli in una pentola di acqua fredda. Fateli bollire, poi strizzateli con le mani fino a ridurli in purea. Aggiungete i formaggi grattugiati e il pan grattato in modo da ottenere una consistenza morbida ma non troppo fluida. Aggiungete il tuorlo. Mescolate a mano fin quando il composto non sarà omogeneo e ben tritato. Poi prelevate un po' di composto alla volta, formate delle palline e panatele con il pan grattato. Friggete le polpette in olio bollente e scolatele su un foglio di carta assorbente. Impiattate adagiando una polpetta di melanzane su una base di crema di ceci. Per la crème brûlée al caramello salato, fate la panna cotta. In una pentola più piccola versate la panna, la cannella, la buccia di limone, aggiungete la vaniglia e portate a bollore. Filtrate con un collino a maglia fine la panna aromatica e aggiungetevi l'agar agar. Mescolate con una frusta a mano e rimettete sul fuoco. A parte, mescolate con una frusta a mano le uova senza incorporare troppa aria. Aggiungete lo zucchero, versate la panna a filo sulle uova, sempre mescolando. Mettete negli stampini la crema di uova e panna aromatica. Mettete gli stampini nella teglia del forno. Sul fondo della teglia versate l'acqua calda. Infornate per 10-12 minuti, lasciando raffreddare a temperatura ambiente. E poi, una volta infornata la crème brûlée, facciamo vedere come si fa il caramello salato. Esatto, mettiamo tutti gli ingredienti insieme, quindi la panna. Sì. Il burro. 80 grammi di panna. Il burro, 20 grammi. Il latte condensato. Latte condensato, 60 grammi. Esatto. Lo sciroppo d'acero. Buonissimo. Sciroppo d'acero, 4 cucchiai. Che sono già misurati, quindi ovviamente certo. Insomma vanno bene. E poi il sale Maldon affumicato. Ecco, quindi questo è l'ingrediente segreto. Ecco. Quello che ci dà. Che però si trova facilmente adesso. Si trova nei supermercati. Sì, sì. Il sale Maldon normale si trova nei supermercati. Il sale Maldon affumicato magari nelle famose drogherie dove certo. Ci sono cose un pochino più particolari. Però in molti supermercati grandi si trova anche si quello affumicato. Si trova adesso, anche perché va molto di moda il caramello salato. Esattamente, una golosità incredibile. Infatti. E irresistibile. Allora, noi mettiamo tutto nel pentolino, lo mettiamo sul fuoco. Certo. Alla fine, per colorare, sì. Mettiamo invece lo zucchero di canna grezzo integrale. Quello più integrale, quindi è ancora più bruno ancora più scuro di questo, ancora per ottenere proprio un colore questo di caramella mu. L'effetto esatto. del caramello. Esatto. Don Domenico, volete leggere il vostro pensiero? Un pensiero di San Pio da Pietrelcina, preghiera all'angelo custode.
Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Assistimi nelle mie preghiere, perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli, perché veda il bene e lo compia con generosità. Parafrasando, possiamo dire che sono le stesse parole dell'Angelo Custode, no? Una preghiera così cara che tutti quanti noi dovremmo, ecco, pregare, ecco, la mattina, quando per esempio ci alziamo, affinché l'Angelo Custode ci illumini tutta la giornata, ci custodisca, ecco, ci aiuti anche nelle preghiere, come dice San Pio, no? Ecco, ci allontani dalle distrazioni, perché noi uomini facilmente ci possiamo, ecco, distrarre. E Dio ci ha affidato a ciascun uomo il suo angelo custode. Quindi deve essere anche nostro interesse quello, ecco, di aver cura di lui, come lui ha cura di noi. Quindi pregandolo affinché veramente ci illumini e ci assisti in ogni momento. Un consiglio che vorrei dare. Quando, per esempio, ci mettiamo in macchina, una delle preghiere più belle che possiamo recitare è quella dell'angelo di Dio, affinché ci aiuti. Bella, bella la preghiera all'angelo custode. Allora, a questo punto io prendo le crème brûlée sfornate. Esatto, ecco, guardate, perfetto, che carine. Perfetto. E facci vedere come con si il caramello fa la decorazione. Salato. E poi dobbiamo bruciarle, perché altrimenti non sono, ecco, brûlée. Certo. Quindi noi inizialmente mettiamo il nostro caramello salato che ci serve per decorarle. Per, ecco, diciamo, avere il nostro sapore salato e affumicato. Normalmente, certo, si mette sotto, ma va bene lo stesso. Certo, quindi anche sotto e sopra si mette la crème brûlée, sopra, giusto? Si mette, si appoggia la crème brûlée e poi ovviamente si deve bruciare la nostra cremetta con chi ce l'ha il cannello da cucina. Sì. Io a casa non ce l'ho, lo faccio con l'accendino. E allora, ecco l'accendino, facci vedere come bruciano queste crème brûlée. Ora mi brucio anche il dito. Attenzione. Perché questo... No, per alzare la fiamma. Sì, sì, ce l'ha. Vai. Oh. Ecco, oh, qui. Lancia fiamme. E allora dobbiamo quindi cristallizzare la superficie, giusto? Esatto, dobbiamo cristallizzare la superficie con lo zucchero. Con lo bruno. Zucchero. Insomma, questa nuora ne sa proprio tantissime. Tantissime, è bravissima in cucina, e allora la ringraziamo, Loredana Cefalo, con le sue buonissime ricette che trovate su Instagram, se vi volete anche divertire ed emozionare a leggere dei bellissimi pensieri con Loredana Io Cucino e i suoi bravissimi e simpaticissimi suoceri Marcello e Paola, e grazie alla sua famiglia che l'aspetta a casa. A tutti voi, arrivederci. Arrivederci. Alla prossima ricetta.